In modalità storia giocate per divertirvi. Collaborate, risolvete il caso e indirizzate la storia come volete. Sei pronta? Sempre pronta. Piano e bene, come da manuale. Che facciamo? Vota una decisione spostando il puntatore sulla casella apposita. Passiamo dalla porta principale. Vi sorprendiamo. Ok. Occhi aperti. Polizia! Usate il puntatore per colpire il bersaglio prima che scada il timer. Che vuoi fare? Ho una brutta sensazione. Restiamo uniti. Mani in alto, adesso! Per sparare, sposta il puntatore sul bersaglio.
Pensa prima di sparare. Non devi farlo per forza. Mani dietro la testa e niente mosse brusche. Ora sparo. Non sparare! Ehi! Non provocarmi, stronzo! Non le farò del male! Aiuto, vi prego, fatemi uscire! Mani in alto! Adesso non te lo ripeterò ancora! Non serve. È finita. La caccia al manipolatore si è chiusa tragicamente stanotte quando la polizia del terzo distretto ha arrestato il sospetto, Jonathan Finn. Finn è accusato della serie di orribili delitti che ha tenuto in scacco la città e della morte dei primi agenti intervenuti sulla scena. Vi aggiorneremo sugli sviluppi. Signore e signori, l'accusato, Jonathan Finn, è colpevole. Non c'è alcun dubbio. A voi si chiede solo di decidere come punirlo. Quest'uomo, il cosiddetto manipolatore, ha terrorizzato la nostra comunità con i suoi brutali omicidi. Ha imbottito di esplosivo le sue vittime per colpire i primi coraggiosi agenti intervenuti. Jonathan Finn ha scelto delle persone innocenti come bersagli solo per soddisfare la propria vena sadistica. Jonathan Finn ha confessato tutti questi crimini fino all'ultimo. Richiedo alla corte di tenere in considerazione la confessione spontanea di Jonathan Finn, che così ha risparmiato alle famiglie delle vittime un lungo processo e ha dimostrato che l'imputato prova rimorso per le sue azioni. È mia specifica richiesta dunque che Jonathan Finn non sia condannato a morte, ma piuttosto che resti in carcere per il resto dei suoi giorni senza condizionale. Grazie. Jonathan Finn, lei si è macchiato di crimini così efferati che questa corte non ha alternativa se non condannarla a morte per iniezione letale. La corte si aggiorna. Tocca il registro sulla tua app per gli sviluppi della trama, le biografie dei personaggi e per controllare i principali snodi della storia. Sono Ray Weaver e questo è The Crawl. Iniziamo subito la serata con il nostro cattivone locale, Johnny Finn, il manipolatore. Ha trascorso ben 5 anni nel braccio della morte. Al signorino restano 48 ore sul nostro grande pianeta blu, quindi ho pensato, ehi, qualcuno di voi conosceva le vittime? Le linee sono aperte. Primo ascoltatore, sei in linea? Ehi, sì. Sì, amico, intendo, dal mio punto di vista, quel figlio di puttana va fritto e basta, o no? Ok, da piccolo ha sofferto, ma non è una scusa per prendersela con i nostri bravi agenti. Capisco, ma non è che i nostri poliziotti abbiano una gran reputazione. Guarda ad esempio Barney. Promozione alla omicidi, medaglie e tutto il resto. Quella è diventata famosa, ma, indovina un po', viene fuori che è più sporca di noi che siamo qui nel fango. Prove gestite malissimo, condotta inappropriata e chissà cos'altro. Cavolo, non si può mai sapere chi sono davvero i buoni.
Buongiorno. Altri due omicidi a opera di ignoti. I nomi in rosso sulla lavagna aumentano. E vi dirò, tutti questi casi irrisolti infangano il nome che il distretto si è costruito. Mettiamo Marnie la maga sul caso. Dicono sia molto brava a far sparire le cose. Figlio di puttana. Detective Calvary, io non ho sentito. Andate. Ehi, Becky. Ignoralo. Calvary? Ha fatto rapporto su di te perché sei un bersaglio facile. Un gran bel riconoscimento alla carriera. Tu stai bene? Se Calvary si facesse una passeggiata giù da un grattacielo, starei molto meglio. Ehi, promettimi che non farai nulla, ok? Non dargli niente a cui appigliarsi. Almeno fino a fine indagine. Sì, grazie. Devo solo riuscire a convincermene. Detective Marnie, possiamo parlare? Senti, Marnie, non sono autorizzato a commentare le indagini in corso degli affari interni, ma se ne risente il mio miglior detective... Mi spiace, signore. Ehi, non scusarti. Sei brava. E so che non hai manomesso di proposito la scena del crimine. Saranno i fatti a parlare. Grazie per la fiducia. A volte sembra che non abbiamo scelta in queste cose, ma... tu l'hai, capisci? Sì, ma certo. Vorrei crederci. Ma l'esecuzione del manipolatore è fra 48 ore. È un bel peso avere fatto condannare qualcuno. Non deve distrarti. L'esecuzione di Finn non sarà mai troppo presto. Molti sono d'accordo con te, me incluso. Ma posso scommettere che nessun altro brama una notte di sonno tanto quanto me. Il fatto che respiri ancora mi tiene sveglia. Messaggio ricevuto. Sto andando a parlare con lui. Scusa se non sono tornata in tempo. Incontrare Finn senza il suo avvocato non mi fa impazzire. Lo so. Grazie per la tua disponibilità. Beh, non gli rimane molto tempo. Direi proprio di no. Mi dai un'anteprima? Capirgli informazioni è molto dura. Serve strategia. Bene, consigli? Fai in modo che ti parli di Adam Jones. Chi è Adam Jones? Meglio che te lo dica lui. Hai un piano? Se davvero ha qualcosa da dire, sono pronta ad ascoltarla. Ti chiamo dopo? Grazie. Ok. Buon pomeriggio. Salve. Il tuo avvocato mi ha detto che volevi parlarmi. Sì, anche se non mi crederà. Nessuno lo fa. Incolpavo Dio per ciò che è successo. A Las Palmas, l'orfanotrofio. Eravamo bambini. Ci fidavamo. Ma ora li ho perdonati. Dio ci ha insegnato il perdono. Se me ne vado, non voglio farlo da bugiardo. Allora dimmi la verità. Signorina Graves, io non ho ucciso nessuno. Credi che Adam Jones sia il vero responsabile di questi omicidi? Oh, non lo credo. Lo so. Chi è? Adam era il mio migliore amico all'orfanotrofio. Lui ha ucciso tutti.
Ti ascolto, ma devi dirmi decisamente di più. Adam e io siamo stati nella stessa merda. Sono cose che ti legano. Adam è fuggito e io ho scoperto le droghe. Da quando sono uscito ero sempre fatto. Poi, qualche anno dopo, o qualche secolo, per quanto ne so, Adam riesce a trovarmi online. Continua a scrivermi e scrivermi e a rivangare tutta la merda successa all'orfanotrofio. Dice che sa esattamente come farla pagare a quelli. Quindi ci siamo accordati. Io ammetto tutto, distolgo l'attenzione da lui, mi faccio qualche mese di galera e poi bam! Altri omicidi del manipolatore. Non posso essere io perché sono già qui. Ingegnosa, no? Comodo per te. Comodo? Comodo è padre Rominski che dirige un orfanotrofio. Una volpe tra le galline. Lei non ha idea di come fosse laggiù. La stanza dei giochi. Beh, lui la chiamava così, ma sapevamo tutti che lì dentro si divertiva solo lui. La polizia non l'ha trovata? No. Può andare a vedere lei stessa. Non so se ci sia ancora l'orfanotrofio. Allora dov'è? Adam, adesso? Non ne ho idea. Come lo troviamo? Da dove partiamo? Conosco un posto. Dove? Non è... È meglio se le disegno una mappa. Davvero si fida a darmela? Dicono che uccida più la penna che la spada. Bello. La mia memoria è arrugginita. Credo che dovrei essere là fuori per poter seguire meglio le tracce. Supponiamo che tu dica la verità. Non sai dove si trovi adesso. Sembra ti abbia lasciato nei casini e sia sparito. So come Adam. So i posti che frequenta. Potremmo andare insieme a cercarlo. Devi dirmi molto più di questo. Non andrai da nessuna parte. Perché mi sono fidato? Qui dovrebbe esserci Adam Jones, non io. Se è tutto vero, farò in modo che tu non muoia da bugiardo, ok? Indagherò su questo Adam Jones. E se esiste, lo troverò. Secondo te? Ho letto un rapporto su Adam Jones. Era alla Spalmas insieme al mio cliente, ma è morto nell'incendio che ha distrutto tutto. Ho capito dove vuoi arrivare, ma so che non funzionerà. Non rilasceranno mai Finn, è troppo instabile. Lo so, non è questo che voglio. E perché mi hai fatto venire? Se dici al giudice di Adam Jones, può dare un permesso temporaneo a Finn, perché aiuti la polizia a rintracciarlo. Lana... È troppo tardi. Si otterrebbe un appello. Stiamo solo posticipando l'inevitabile. La storia su Adam Jones è plausibile, Felicity. Non ho mai voluto la pena di morte, ma le nuove informazioni non basteranno a impedirla. Finn non è una brava persona, ma non è il manipolatore. E se morisse lui, l'assassino sarebbe ancora libero. Mi spiace, ma è aria fritta. Non contare su di me, vai dal giudice e vediamo che risponde. Ti prego, Felicity. Oh. Parlerò di Adam Jones alla polizia, magari troveranno qualcosa, non so. Non posso fare altro. Grazie.
A me sembrano solo grandi stronzate. Il caso è più che chiuso. Lo abbiamo beccato in flagrante, cazzo. Qualcuno mi spiega perché adesso dovremmo dare ascolto a quel bastardo? Faccio il mio lavoro, Detective Calvary. Cerco di non trascurare elementi importanti. Capisco che il concetto vi sia estraneo. Non picchierò un procuratore. Non una donna, almeno. Chi era esattamente Adam Jones? Il suo nome era già uscito nell'indagine. C'era un Adam Jones all'orfanotrofio. Ma sai cosa? Il poveretto è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura. Quindi è un bel vicolo cieco. Fino a un gran tempismo. Per te dice cazzate. Credo che ci sia un fondo di verità. Voglio solo che il caso abbia fine prima che per Finn sia finita. Finn dice che Rominski aveva una stanza segreta all'orfanotrofio. La chiamava la stanza dei giochi. Era lì che svolgeva le sue attività extracurricolari. Ti suona familiare? No, me ne ricorderei. Non c'era nel rapporto. Mi stavo chiedendo, signor Hillary... Allora, quando hai esaminato i corpi delle vittime del manipolatore, hai scoperto niente che suggerisse l'esistenza di un altro sospetto? Cavolo, era 5 anni fa, ma non mi pare. Nessun motivo per sospettare di altri, a parte Finn. Ricordo solo di aver... Ecco, presentato un'analisi parziale delle prove, perché il signor Finn aveva confessato e il caso era chiuso. C'erano altre prove da analizzare? Beh sì, c'erano tracce. Hai accesso a quei dati? No, dai. Vuoi aspettare un attimo, cazzo? Questo caso è chiuso. Aveva un movente. L'inferno vissuto a Las Palmas. Odiava la polizia. C'era un suo capello su un'altra scena del crimine. Era nella roulotte, giusto? L'assistente sociale era lì. Bene, Detective Marnie, potresti raccontarmi di nuovo di quella notte? Te la racconto io, in due parole. Mancata opportunità. Avremmo potuto ammanettare Finn proprio lì. Vorrei sentire la Detective Marnie, se posso. Certo. Catherine Hope era un'assistente sociale all'orfanotrofio di Las Palmas. Non sapevamo fosse lì. C'era stato un 18 a O'Gaven Trailer Park sulla statale. Un'irruzione in corso. Ero la più vicina, quindi sono andata da sola. Sarebbe stata una passeggiata. Quella notte tutti erano sulle spine perché il manipolatore stava per colpire. E tutti potevamo essere il prossimo. Cerca gli indizi che vedi nella parte alta dello schermo. Usa il puntatore per evidenziarli prima che scada il tempo. Alcuni di questi potranno aiutarti in futuro. Cerca di trovarli tutti. Thank you.
Aiuto, aiuto. Shh, ok, va tutto bene. Stai calma. Chi te l'ha fatto? Ero in un bar, poi... non lo so. Mi sono trovata qui. Oddio, aiutami, ti prego, aiuto. Che succede? Io... ok, rimuoverò il timer. Merda. Oh mio Dio, tiratemi fuori! Ehi, calma, la prego! Oh, presto! No! Oh mio Dio! Non è un'esperienza che vorrei ripetere. Finta vista arrivare. Ed è scappato prima di finire. Sì, era così di fretta che ha lasciato la roba. Sei stata coraggiosa a entrare da sola. Stavo solo facendo il mio lavoro. E come hai collegato fino alla scena? Il signor Finn aveva lasciato un capello sulla scena. Inserito il DNA nel nostro database dei criminali, lui è risultato corrispondere. Era già nel sistema. Finn entrava e usciva così tanto che da noi mancava solo una porta col suo nome. Quando ci hanno fatto la soffiata che si trovava in una casa occupata, eravamo semplicemente in zona. Sembra proprio che attiri la merda, detective. Almeno io l'ho beccato. Stronzo. Oh, mamma Orso si è arrabbiata. Attenti! Ok, ok, la smettiamo con le scaramucce adesso. Facciamo almeno finta di lavorare insieme. Un secondo. Questo era il mio caso o sbaglio? E il colpevole è stato condannato. Che cazzo sei per mettere in dubbio le mie capacità? Sono un procuratore. Hai finito? Il caso del manipolatore ha scosso tutti. Abbiamo gettato abbastanza sale sulle ferite per oggi. Sergente! Direi che abbiamo finito. Può servire altro? Hai dei file con le analisi della scientifica su Adam Jones? Non quelli della sua morte. Han preso dei campioni mentre era all'orfanotrofio? Sì, probabilmente. Sarebbe possibile confrontare il tutto con le prove trovate sulle scene del crimine del manipolatore? Stiamo scherzando! Stai facendo perdere tempo a tutta la divisione, lo capisci? Ho un'idea migliore. Lasciamo che lo stronzo psicopatico crepi. Calvary, basta. Se ne occuperà Hillary. La terremo aggiornata. Grazie. Ehi, hey, Graves. Sì? Volevo solo dirti che... Calvary è un coglione. Già. Non preoccuparti. Mi sei stata utile. Ci vediamo, Detective Marnie. Oh, una trappola. Bersaglio numero uno, Rupert Walsh, il becchino locale. Beve. Non sembra collegato all'orfanotrofio di Las Palmas. Dopo l'omicidio, il manipolatore ha collegato un fucile alla porta del motel, uccidendo il primo agente intervenuto. Secondo bersaglio, Frederick LeMay, inserviente a Las Palmas. Casi di droga, aggressione, ma niente condanne. Il manipolatore ha lasciato il cadavere al buio e ha riempito le lampadine di C4. Il primo agente arriva, preme l'interruttore e... sayonara. Terzo bersaglio. Padre Rominski. Il manipolatore ha cucito esplosivo nel corpo così che innescasse al solo movimento. Lo ha messo in posizione di preghiera e lo ha costretto a... confessare i suoi peccati.
ovvero gli abusi compiuti da lui e dai suoi compari all'orfanotrofio. Il primo agente sulla scena... Oh, era il sergente Teller. Una teoria. Mentre il primo bersaglio non sembra collegato alla Spalmas, tutti i primi agenti sulla scena erano del terzo distretto, inclusa Marnie. Le prime vittime erano una copertura e i veri obiettivi, i poliziotti del terzo distretto. Perché colpire loro? Contatti. Chi vuoi chiamare? Sergente Riggs. Chiamo Sergente Riggs. Pronto? Pronto, Felicity Graves. Scusa se chiamo a quest'ora. Figurati, che vuoi sapere? Ho trovato questa foto tra i documenti sul killer, una trappola per topi. A che serve? Sì, la stampa nera all'oscuro. Era una specie di biglietto da visita. Ce n'era una su ogni scena del crimine. Tre all'appartenere allo stesso distretto, c'è qualche altro collegamento tra i poliziotti? Beh, all'epoca il terzo distretto non aveva una gran reputazione. Girava molta droga. E ora? Ora tutti vogliono dimenticare. È migliorato. In effetti, poco dopo gli omicidi. Che ne pensi della rivelazione di Finn? Porterà qualcosa? Sì, ma forse porta a un buco nell'acqua. Finn sa di essere spacciato. Sì, forse è così. D'accordo, grazie, sergente Riggs. Altra nota. Il manipolatore era un caso di Calvary, ma è stata Marnie ad arrestare Finn. Vista la tensione di oggi tra Calvary e Marnie, penso che ci sia dell'altro tra i due detective. C'è qualcosa sotto. Qui 125 al 1016. Sto entrando. 125 ricevuto, fai attenzione. È la polizia! C'è qualcuno? Oh mio Dio. Signore, mi può sentire? Ehi, che succede? C'è un problema. Cosa? Era uno di noi. Cosa? Cos'è successo? Stiamo ancora ricostruendo. Un omicidio, gli agenti vanno e il cadavere è una trappola. Stile manipolatore. La polizia? Chi? Come? È Calvary. Cosa? Non può essere... Ma è ridicolo! Stanno ancora ricostruendo l'accaduto. Becky. Oddio.
Scusa, potresti restare fuori dalla mia zona di lavoro? Grazie. Da quel che si desume, sembra che Calvary fosse con una prostituta. Dio. L'ha portata qui dove, sai... L'hanno trovata? Ho una descrizione parziale. 20 anni, Mora. Bene. Calvary ha svuotato un caricatore sul muro e non ha preso nulla. Il sangue qui è suo e dell'agente Montesinos. Ha risposto lui? Il corpo di Calvary era pieno. Trappole. Cazzo. È un caricatore. Se ti tagliano la gola da dietro, perché sparare di qua? E col killer davanti, come fai a mancarlo? Oddio. È proprio lui. Niente? Niente di utile. Becky, mi dispiace, ma devo chiedertelo. Dov'eri ieri notte? Ero a casa. Sola? Sì, perché? Merda! Cosa? Devi stare molto, molto attenta a come ti muovi. Perché? Devi elencare tutti i tuoi spostamenti. Tutti sanno come stavano le cose tra te e Calvary. Tom... Devi stare attenta. No, non è vero. Vorrei non lo fosse. Odiavo quello stronzo, ma non avrei mai fatto una cosa così. Io ti credo. Non dovresti neanche dirlo. Questa è la fine della parte 1. Controlla il registro, bevi qualcosa e tocca la casella quando vuoi continuare. E ora, la parte 2 di Hidden Agenda. Ehi, Simon, come ti senti? Tiro avanti. Quando un pazzo è a piede libero c'è molto lavoro extra, no? Ah,
Ok, ok, ragazzi, calmi, ascoltate. Ehi, ascoltate. Abbiamo perso uno di noi. E un altro non tornerà in servizio. Ma poteva andare peggio. So che sarà difficile adesso. Nessuno di noi pensava di vedere Jack Calvary finire sottoterra. Sì, era un tipo brusco, ma perché non scendeva a compromessi. Ma era uno di noi. E queste atrocità non si dimenticano. Scusi, sergente. Novità sulla testimone, la ragazza? Sono tutti allerta, anche per Adam Jones. Vi faremo sapere. Fino a prova contraria, per ora diremo che il killer ha emulato il manipolatore. Non è da escludere che Jonathan Finn muova i fili anche da dietro le sbarre. Il procuratore distrettuale Felicity Graves indagherà con noi. Sa tutto del manipolatore e ci aiuterà. Fatela sentire a suo agio. Detective Marnie, dai un'occhiata ai vecchi documenti di Calvary sul manipolatore. Collegamenti o altro che ci è sfuggito. Sì, certo. Capito. Ok, muoviamoci. Ricordate, Jack Calvary ci osserva dal buco di culo in cui è finito. Onoriamolo. Ciao, Graves. Come ti senti? Perdere un collega è sempre dura, in ogni circostanza. Grazie per averlo chiesto. Ti dirò se troviamo qualcosa. Finn si è offerto di aiutarci quando gli ho parlato. Quindi? Potrebbe farci trovare Adam Jones, sempre che esista. Beh, è complicato. Serve un'ordinanza del giudice per farlo uscire. Già, beh, buona fortuna. Parlerò col giudice. Se è una pista concreta, va analizzata finché c'è tempo. Lui potrebbe esserci utile. Lo spero. Parlerò con il giudice Venston. Se è d'accordo, sarai dei nostri. Sì, se esco viva da qui. Abbiamo un problema. Cosa? Credi che io abbia a che fare con questa storia? Beh, ti andiamo. Oh no, Tom, smettila tu. Ehi, potresti spostarti? Siamo partner. Dobbiamo essere onesti tra noi. Onesti? Ok, ecco l'onestà. Tutti sanno che c'era dell'astio tra te e Calvary. Alcuni pensano che tu sia fuori di testa. Devi iniziare a guardarti le spalle da sola. Tom, mi stai accusando di aver ucciso un nostro collega? Avevi un movente. Faccio solo il mio lavoro. Sei il mio partner, Tom. Come posso dimenticarlo? Dovremmo essere dalla stessa parte. Non sto dalla tua perché siamo partner. Sto dalla tua perché sono tuo amico. E non sono il solo, anche se non ci credi. Perché Riggs ti fa rivedere il caso? Vuole solo farmi fuori. Forse. O forse pensa che troverai qualcosa. Quindi Jonathan Finn dice che Adam Jones è il responsabile degli omicidi del manipolatore nel 2012? Questo è ciò che afferma. E ora dell'omicidio del detective Jack Calvary. Già. Lei ci crede? Il tempismo è un po' sospetto, ma credo stia dicendo la verità. O una parte. I riscontri finora lo confermano. Qualcuno ha parlato con Jones? Si suppone che sia morto da anni. Un po' tirata per i capelli, non crede? Sempre che Jones sia ancora vivo. È sicura che Finn sappia rintracciarlo? Mm,
Non so cosa sia vero e cosa no, ma so che la verità è là fuori e serve tempo per trovarla. E a quanto pare, per trovarla è necessario rilasciare un serial killer. Il tempo di condurci ad Adam Jones. È piena di sorprese, signorina Graves. Se fosse al mio posto, lei cosa farebbe? Io non credo spetti a me decidere in merito, signore. Sa... Mi dispiace, Graves, ma Finch ha persuasi una volta e vuole farlo di nuovo. Non è che un uomo disperato, pronto a ribaltare il suo passato pur di riuscire a ritardare l'inevitabile. Non abbiamo nulla che giustifichi un'azione da parte mia. Finn resta dentro. Si procederà con l'esecuzione. Adam Jones era a Las Palmas nello stesso periodo di Finn. Si pensava fosse morto nell'incendio che segnò la fine della struttura, ma secondo Finn, Jones sarebbe il manipolatore. Ma come può essere? Non ha senso. Se gli omicidi sono collegati all'orfanotrofio di Las Palmas, allora padre Rominski è di certo una figura centrale. Peccato che il resto del clero abbia fatto voto di silenzio appena le cose si sono messe male per lui. Ma Finn ha detto a Felicity che Rominski aveva una qualche specie di stanza segreta nell'orfanotrofio. Non ce n'è traccia nei registri della polizia. Credo sia arrivato il momento di fare un salto a Las Palmas e dare un'altra occhiata. E là? C'è nessuno?
Oh, ciao, bellezze. Sembra proprio che padre Rominski fosse un cliente regolare. Wow. LeMay, inserviente alla Spalmas. Dentro e fuori dal terzo distretto per anni, ma noto per la sua incredibile capacità di evitare condanne serie. Sembra probabile che conoscesse gente all'interno. Se il manipolatore puntava i poliziotti del terzo distretto, beh, lui è il collegamento. Suo fratello Vernon LeMay, lui si occupa di servizi igienici. Gli farò una visita. Vorrei fare due chiacchiere. Cazzo! Agente 609, seguo un sospetto. Mi sta scappando. Quel che dico verrà usato contro di me. Già sentito, signora. Non sei molto veloce, eh?
No, non ci siamo proprio, Vernon. Sembra che in famiglia siate tutti disadattati, eh? Cosa? Non farmi perdere tempo. Parliamo di tuo fratello. Adam Jones, che puoi dirmi? Mio fratello me ne ha parlato. Ha detto che per quanto lo picchiasse, il ragazzo si limitava a fissarlo con quegli occhi vuoti e a prenderle. Anche se si lamentavano, mio fratello poteva fare quello che voleva. La polizia non toccava la gallina dalle uova d'oro. E perché? Sai cosa? Penso che la mia bocca si sia stancata. Voglio il mio avvocato. So i miei diritti. La corruzione non è una novità. Non hai un cazzo. Vuoi sbattermi dentro? Allora ti servono un po' di celle libere. E perché? Perché porterò con me metà del dipartimento. Portate via questo stronzo. Questa storia sulle Mei e quelli del terzo distretto è quello con cui aveva a che fare. Teller era il capobanda. Sapeva nascondere le sue carte, ma c'era sotto qualcosa. E sono andata via. Dobbiamo parlarne a qualcuno. Non serve riesumare i morti per poi gettarli nel fango. Già, non devo macchiare l'uniforme, eh? Ora abbiamo un pesce più grosso. Ricapitoliamo. Il becchino. L'unica vittima per la quale Finn non aveva un movente. Nessuna connessione con la Spalmas. La vedova non aveva idea del perché Finn avrebbe potuto voler uccidere il marito. Forse 5 anni dopo potrà fornirci una prospettiva nuova. Vado a scambiarci 2 chiacchiere. Sì? Signora Johnson, che cosa vuoi? Speravo di poterle fare qualche domanda su suo marito. Non ho tempo per questo. Scusi, non ho capito. Ho detto che non ho tempo per le domande su quel rifiuto di mio marito. Nessuno è venuto a farmi domande quando ho detto che mi picchiava. Signora Johnson, insieme a suo marito sono morti dei poliziotti, brave persone, che facevano solo il loro lavoro. Sì, beh, di questo non so nulla. Per quanto mi riguarda, Jonathan Finn mi ha fatto un favore. Altro che i poliziotti, questo è sicuro. Dovrebbero dargli una medaglia. D'accordo. Allora che cos'è che vuoi sapere esattamente? Mi spiace sapere che suo marito la trattasse male. Pare abbia avuto ciò che meritava, in fondo. Sì, in fondo, in fondo. Serve altro? Vorrei sapere se suo marito avesse mai fatto sesso a pagamento. Ma che scherzi! Infilava l'uccello in qualsiasi buco, dalle squillo di lusso alle peggiori battone. Avevo perso il conto. Signora, ha mai sentito parlare di un certo Adam Jones? Un ragazzo di nome Adam aiutava mio marito ogni tanto, prima che perdesse il lavoro di becchino, molto tempo fa. Può essere lui? Un po' più cresciuto? Beh, sì, potrebbe, sì. Sicura? Lo osservi bene? Sì, direi che è lui. Grazie del suo tempo, signora Johnson.
Detective Marnie? Sto andando da Simon Hillary. A casa? Poche ore dopo? Sì. Credo che ci sia un collegamento tra le prostitute e gli omicidi del manipolatore. Hillary potrebbe avere qualche altra prova della scientifica. Vacci piano, ok? È scosso per il botto di stamattina. Gli farò qualche domanda. Niente di che. Detective Marnie. Ciao. Scusa se disturbo a casa. Prego. Entra. Non posso credere quanto sia stato vicino a... Non riesco neanche a dirlo. Ti è andata bene. Puoi dirlo forte. Un altro secondo e... Mio Dio. Non ci pensare. L'importante è che sei vivo. Sì. Ma certo. Ti ricordi Las Palmas? L'orfanotrofio, sì. Il caso di qualche anno fa. Assurdo. Sì. Certo, stiamo indagando. Il cappellano, Ruminski, a quanto pare aveva un debole per le lucciole. Le analogie con il caso di Calvary sono parecchie. Anche Walsh, quel becchino, se la spassava e viene ucciso. Le prostitute non sono coincidenze. Ah? O pensiamo a ogni single come a un potenziale cliente? Beh... Sto seguendo una nuova pista. È solo una teoria, ma potresti aiutarmi. Va bene. C'era nulla che indicasse che il killer potesse essere una donna? Beh... C'erano delle tracce. Sì, beh, è possibile, certo. I dati sono ancora disponibili? Certo, Finn ha confessato e hanno archiviato i fascicoli. Stai bene? Scusa? È per stamattina, io sono ancora un po' scosso. Sì. Sì. Ok. Non lo so, qualcosa non torna. È come se avessimo tutti i pezzi del puzzle, ma la foto sulla scatola non ha senso. C'è altro sotto. Non si tratta solo di Jonathan Finn. Non ne sono sicuro, detective. E ora, l'omicidio di Calvary. Può essere che Finn sia coinvolto, ma se fosse qualcun altro a manovrare i fili... Mi sento di nuovo insicuro. L'Adam Jones di Finn è scampato all'incendio dell'orfanotrofio. Lavorava per il becchino, ovvero la prima vittima. La vedova lo ha riconosciuto in una foto. Mi dispiace, dopo l'esplosione è tutto ancora un po' annebbiato. Sì. Ti chiedo scusa, è che sono ancora scosso. Non preoccuparti. Lascia che ti aiuti. Ok, ti ho già rubato fin troppo tempo. Tranquilla, giuro. Oh... So che non hai terminato l'analisi della scena del crimine. Potrebbe esserti sfuggito qualche cosa? Beh, non credo, ma non è stato un attacco tipico. Con chiunque fosse Calvary, si conoscevano. Ti ringrazio. Aspetto il rapporto sulla scena del crimine di Calvary. Sai, credo che a Simon sfugga qualcosa. Meglio dare un'altra occhiata.
20 e 23. Riesamino la scena dell'omicidio del detective Jack Calvary. Voglio controllare la camera da letto prima. Non è poi così grande, ma c'è sempre la possibilità che la scientifica si sia persa qualcosa. Oh, che casino. I segni vanno all'esterno, sulla testata. A partire da... dall'origine dell'esplosione. La scientifica conferma che i proiettili sono partiti dalla pistola di Calvary. Ma perché? Ehi! E adesso che succede? Figlio di... puttana! Peccato. Questo è davvero... Oh. Ok, questo chi è? Oh mio Dio. Viene dall'orfanotrofio. Wow. Beh, non pensavo che l'avrei mai detto, ma meno male che Calvary era un pervertito del cazzo. Che colpo. Posso spiegare? Sì, faresti meglio a farlo. Ok, lo faccio, ma puoi... Va avanti, parla. Dovevo sapere. Che cosa? Riguardo a te. Cosa volevi scoprire? Tu e Calvary avevate problemi. Un eufemismo. È proprio questo il punto. E l'indagine? Cristo santo, anche tu. Devo analizzarla da ogni angolo, Becky, lo sai. Se volevi eliminare Calvary, potevi sfruttare la confessione di Finn per addossarla al killer. Sono opportunità in movente. È vero. Allora le cose stanno così. Oddio, ti prego. Ti prego, Becky. Fermati. Chi sono io? Chi? Mi spiace. Davvero, davvero pensi che avrei potuto farlo? No. No, mi spiace. Mi spiace. Ok,
Fine della parte 2. Tocca la casella quando vuoi continuare. E ora, la parte 3 di Hidden Agenda. Mi sospetti ancora? Becky, sarò sincera, tutte le prove puntano a te e questo non va certo a tuo favore. A mio favore, sei tu che hai violato una scena del crimine. Di quello siamo entrambe colpevoli. Il tizio del video, con la felpa, è lo stesso che ho inseguito. Sicura? Sicurissima. Ok, quindi la prostituta lavora col killer. Perché? Attira le persone, le uccide e poi lui prepara la trappola. Ciò che mi sfugge è... dove va la donna? Lei entra in bagno, ma poi esce il tizio incappucciato. Grazie. A Calvary, quando indagava sul manipolatore 5 anni fa, mancava sempre un collegamento. Le prostitute. La prima vittima, il becchino, va con una prostituta la notte in cui muore. Padre Rominski frequentava prostitute. E ora Calvary viene ucciso da una prostituta. O da qualcuno vestito così. Forse il manipolatore usa una prostituta per attirare le vittime in luoghi prescelti e per ucciderle. È che... ormai non so più cosa pensare. Mi sembra che tutti ce l'abbiano con me. Tranquilla, detective. Sei al sicuro. Qui nessuno è mai al sicuro. Forse Finn non mente. E Adam Jones è lo stratega dietro a tutto. Ma se davvero c'è lui dietro a tutto questo, dov'è ora? Sai cosa? È un po' tardi. Già. Un consiglio? Dormici su. E domani parlani col sergente. Ok. Ciao. Oh!
Ehi, Lana. Controlla l'email, ora. Quale im... Oh. Chiunque l'abbia fatto vuole implicare Marnie nell'omicidio di Calvary. Beh, non solo in quello. Ascolta l'audio. Marnie non sa proprio tenere chiusa quella boccaccia. Dobbiamo stare attenti, può far saltare l'intera operazione. Che ha detto? Ha minacciato me, noi, tutti noi. È fuori controllo. Qualcuno ha tenuto la registrazione per anni. Hai riconosciuto le voci? No, devo. Hanno confermato che sono due agenti uccisi dal manipolatore. Cavolo, da un po'... Cosa? Marnie si comporta in modo strano. Mi spiace ammetterlo, ma tutto torna. Giudice Benston! Oh, merda! Oh mio Dio! Oddio! Cosa? Oddio! Che mi ha fatto quella donna? Che cazzo mi ha ficcato in faccia? Giudice Benston, io... Merda. Cosa c'è? Il manipolatore. Le ha messo un congegno, io... Cosa? Cazzo! No, 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 no! Probabilmente è esplosivo. Oh, merda, devo capire cosa... Dio! Come va la testa, Marnie? Stanno arrivando. Sei stata tu? Per loro li hai uccisi tutti. Non hai scampo. Sei tu il manipolatore. Perché lo stai facendo? Dimmi perché. Non mi hai distrutto abbastanza. Come sei egocentrica, detective Marnie. Non me ne frega un cazzo di te. Mi spiace. Puoi ancora uscirne viva, se ti può consolare. Ma devi ascoltarmi attentamente. Se ci fai caso, c'è un cardiofrequenzimetro attaccato al polso del giudice Benston. Ed è collegato a un cellulare che ho impiantato chirurgicamente nel suo stomaco. Il telefono fa da timer, ma... ogni battito del suo cuore leva un secondo. Più velocemente salgono i battiti, prima arriva a zero. E vuoi provare a immaginare che succede quando il timer arriva a zero? Game over. Per chiunque si trovi nel raggio di circa 30 metri. Quindi anche per i poliziotti che si stanno affrettando per venire ad arrestarti proprio ora. Perché lo stai facendo? Qual è il tuo scopo? Non vengo certo a dirlo a una poliziotta da quattro soldi. A volte, sai, uccidere è l'unica opzione. Cosa? Puoi scappare,
ma non posso prometterti che non salti tutto per aria un po' prima. E c'è abbastanza esplosivo lì da radere al suolo il piano. Cristo santo. Ti ho lasciato l'arma per un motivo. Fermi il cuore, fermi il timer. Non puoi chiedermi questo. Io posso fare quello che voglio. Tu invece puoi vivere o morire. Deciderai tu. Il tempo scorre. Allora che ha detto? Mi tirerai fuori da qui? Che cosa ha detto? Puoi tirarmi fuori di qui, ti prego! Mi dispiace davvero. Merda! No. Oh no, no, ti prego, no, no, no! Cazzo! Non riesco. Non ce la faccio! Non riesco. Oddio, oddio! Grazie. Ora deve mantenere la calma, ok? Stia molto, molto calmo. Cosa? Mi ha capito. Perché? Che succede? Oh, Dio! Perché diavolo? Shh, calma, 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 stia calmo, per favore. Io. Merda. Se il timer arriva a zero, siamo morti. Quanto ci resta? Per ora c'è ancora tempo, ok? Quindi dipende solo da noi. Stiamo calmi e ne usciremo vivi. Quindi se rimuovi il cellulare non mi uccide, giusto? Tiralo fuori da lì! Tom Nelson. Cristo, Becky, dove sei? Oddio, Tom. Ci hanno detto che hai rapito il giudice Vanstone. E l'hai portato all'hotel Elliot. Siamo qui fuori, proprio ora. Sono all'hotel, tu. Devi aiutarmi. Ti prego. Becky, stai lì. Stiamo arrivando.
Inginocchiati! Ora! Mani dietro la testa! Sta giù! Sta giù! Ok, ok. Cosa facciamo? Che succede ora? Non lo so. C'era vicina, ma non abbastanza. Non ti senti di difenderla? Non so da dove cominciare. Perché non dalla verità? Sai, c'è un detto che ripetevamo in accademia. C'è solo una divisa blu. Consolante. Già, lo pensavamo anche noi. Poche ore fa, il giudice William Vanston è stato rapito da casa sua nella parte est della città. In seguito è stato messo in salvo ed è tornato con la sua famiglia. La detective Becky Marnie si è consegnata alla giustizia subito dopo. Ha negato con forza ogni accusa, ma è sospettata di essere coinvolta sia nel caso Vanston che nel violento omicidio del detective Jack Calvary. Un'indagine è ora in corso. Il sergente Riggs ha rilasciato una dichiarazione pochi minuti fa. Possiamo confermare che Becky Marnie è stata presa in custodia. Non ho altro per ora. Grazie. Non so se Marnie fosse il manipolatore. Non posso provarlo. Aveva un movente. E l'opportunità, forse. La domanda è, mi fidavo di lei o no? Ormai me lo sto chiedendo da troppo tempo. Dunque sta affermando che Marnie l'ha aiutata. Dico solo cosa è successo. Crede sia possibile che soffrisse di una sorta di disturbo di personalità multipla? Pensi che fosse pazza? Che avesse una doppia vita? In questa città tutto è possibile. Becky Marnie era un poliziotto problematico. Perché l'hai voluta con me? Avevi già i tuoi problemi. A quei tempi ero più fuori dello Sputnik, mi capisci? Il satellite artificiale. Posso andare ora? Sì, beh, Marnie ha coperto le tracce da professionista. Era una poliziotta, quindi sapeva esattamente come avremmo reagito. La mia opinione di esperto è che non conosceremo mai la portata dell'inganno perpetrato da Marnie. Era intelligente, manipolatrice e senza il minimo scrupolo contro chi la intralciava, soprattutto chi le credeva. Ma ehi, se non altro non potrà più fare del male. Io, non saprei, non ha davvero senso. Pensavo che fosse sulla pista giusta. E non credo ci sia lei dietro tutto. Mi fidavo. Mi fidavo di lei. Thank you.
Cavolo, devi avere un bel po' di topi per casa. Ah.